possibile, guardando anche la classifica, i risultati delle altre, siete ultimi, siete rimasti in partita fino alla fine, però le chiedo, per riprendere, per iniziare a fare i punti, è più una questione secondo lei mentale, cioè per più cattiveria quando costruite negli ultimi metri, o invece c'è proprio da fare un discorso tattico che ancora questa squadra deve trovare un'identità più forte, grazie. Se fosse un discorso tattico probabilmente soffriremo di più l'avversario, cosa che secondo me la prima è una squadra molto di 20 minuti, è una partita molto forte, poi per il resto ce la siamo giocata alla pari, abbiamo avuto occasioni di noi e occasioni di loro, forse nel momento che avevamo la partita in mano della ripresa non è stato super piazzato, che ha rotto un pochino di equilibrio. Ci accompagna un pochino questa situazione di essere poco determinati negli ultimi 20 metri, creiamo tanto ma non riusciamo a sbloccare le partite, questo sicuramente non aiuta per i risultati. Chiaro che la classifica è la cosa che dà più noia, dà più fastidio, vuol dire che sicuramente dovremo continuare a migliorare. Credo che sia un fatto di mentalità, abbiamo una proporzione, ma non solo oggi, nelle ultime 3-4 gare soprattutto, una statistica fra occasioni create, gol fatti, occasioni concesse, gol subiti, pende dalla parte negativa per noi, assolutamente quella è una questione di mentalità. Buonasera Viali, Sergio De Muro, Tuttosport. Ecco, volevo chiederle questo, a parte tutto, adesso la classifica è finita, il girone d'andata, ecco, che consuntivo fa a questo punto di questo girone di andata per il suo Cosenza? Ma sai, io c'è la classifica che parla di un girone, chiaro, io sono arrivato da 8 partite, quindi ho una visione un pochino più ristretta, posso parlare del mio periodo in cui, devo dire la verità, da quando sono arrivato, per sotto aspetto delle prestazioni, la squadra l'ha dimostrato anche oggi, è cresciuta molto, ma per assurdo nelle ultime 3 partite che abbiamo raccolto niente, probabilmente sono le partite che forse meritavamo qualcosa in più. Questo non aiuta a uscire dai momenti di difficoltà, quindi dovremmo essere bravi a, soprattutto in questo momento di sosta, a ricreare entusiasmo, perché ne abbiamo molto bisogno, perché la squadra onestamente anche oggi sente di aver fatto una buona partita contro una squadra di grandissima qualità e per un episodio verso il finale non porta a casa nulla, questo non aiuta insomma a alimentare positività. Buon pomeriggio mister, Giancarlo Cornacchi a tuttocagli.net. È probabilmente un argomento che magari interessa tra virgolette meno lei, però volevo chiedere, secondo lei per gennaio calciomercato di cosa può avere bisogno il Cosenza per rinforzare la sua rosa? Grazie. Guarda, una domanda che praticamente mi perseguita da un mese a questa parte, l'ho sempre evitata, era giusto rimanere focalizzati sul gruppo, sulle partite importanti che avevamo da fare. Comunque posso dire, abbiamo le idee molto chiare, è chiaro che abbiamo bisogno di sistemare certe situazioni e quindi quando rientreremo dalla sosta, comunque anche durante la sosta, la società comincerà già a muoversi per migliorare le cose che assolutamente dobbiamo migliorare. Buonasera, Lele Casini, Radiolina. Non è attuale, non è attualità, però ci interessava sapere a Lea dei Sardi in rosa, se ci poteva dare e concedere un pensiero su Florenzi, sia sul terzo portiere. Grazie. Florenzi probabilmente è quello che conoscete un pochino meglio, anche perché insomma, è salito un po' alle luci della ribalta con la convocazione di Mancini, è un ragazzo molto giovane che ha una personalità enorme rispetto all'età, rispetto anche al fisico, rispetto alla struttura che ha, che sembra un bambino, invece poi dentro il campo la personalità di un gigante, ragazza di grande prospettiva, e sono sicuro che si toglierà delle soddisfazioni. Per quanto riguarda Lai, è un ragazzo aggregato, sta facendo il suo percorso di crescita, è un ragazzo molto, molto positivo che aiuta il gruppo.